Non credo proprio che dei vicini di casa possano arrivare a tanto solo per dei litigi condominiali, per dei rumori. Non lo posso neanche immaginare. E poi è da precisare anche come è avvenuta la strage, come sono stati compiuti i delitti. Stiamo parlando di persone ingenue. Secondo me è stato qualcuno che sapeva come colpire alla gola. Gli autori della strage erano professionisti, mentre Rosa e Olindo non erano esperti di coltelli. È stato un comando di esperti a uccidere, ma non conosco i nomi degli assassini. Se li avessi saputi, li avrei già detti ai magistrati. Non ho mai sopportato Rosa e Olindo, è vero. Li avevo anche accusati nel processo, perché avevo problemi con la legge allora e avevo paura di non tornare libero. Ma quando ho letto gli atti e ricostruito tutto, ho maturato la certezza che loro non hanno compiuto quella strage e che sono stati sicuramente dei professionisti. Oggi spero che potremo dimostrarlo nel nuovo processo. A parlare così è stato Azouz Marzouk, il marito di Raffaella Castagna e il padre di Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba. Attualmente vive stabilmente nel suo paese natale, la Tunisia, insieme alla moglie italiana, anche se in Italia è in affidamento in prova a seguito di questioni giudiziarie legate allo spaccio di droga. In passato è stato condannato in primo grado a 2 anni e mezzo per diffamazione nei confronti della famiglia della prima moglie. Aveva infatti accusato i fratelli di Raffaella, Beppe e Pietro Castagna, di essere coinvolti nell'atroce eccidio per questioni di denaro ed eredità. Indagate sulla famiglia. Mio figlio Youssef conosceva l'assassino. Lo ha ucciso qualcuno vicino a mia moglie. Basta leggersi le carte per capire che qualcuno voleva l'eredità di mia moglie. Queste parole sono state giudicate di gravità estrema dal giudice di Como, poiché, con le sue insinuazioni, Azouz Marzouk aveva alimentato la corrente innocentista sull'eccidio, denigrando le parti già profondamente colpite da un omicidio così brutale dei loro familiari e di nuovo travolte dalla risonanza mediatica delle accuse infondate rivolte a loro. Il prossimo 1 marzo, in qualità di persona offesa, parteciperà all'udienza di revisione del processo per la strage, che ha coinvolto i due condannati, Rosa Bazzi e Olindo Romano, perdendo così la sua famiglia. È assistito dai suoi legali Luca Dauria e Solange Marchignoli. Torniamo all'11 dicembre 2006, giorno della strage. Tutto ebbe inizio con l'allarme di un incendio scoppiato poco prima delle 20:30 nella corte di Via Diaz. I primi soccorritori furono alcuni residenti che, sul pianerottolo dell'appartamento in fiamme, trovarono un condomino ferito, Mario Frigerio. Era gravemente colpito da monossido di carbonio e aveva subito un'aggressione alla gola, ma fortunatamente era vivo, grazie a una particolare conformazione della carotide. Una volta spento l'incendio, i vigili del fuoco trovarono altri 3 corpi nell'appartamento al secondo piano, quelli di Raffaella Castagna, di sua madre Paola Galli e del piccolo Youssef, di soli 2 anni. Nel piano superiore, accanto a una tenda macchiata di sangue, giaceva il corpo di Valeria Cherubini, moglie di Mario Frigerio. Tutte le vittime mostravano evidenti segni di coltellate e la causa del decesso era l'uccisione per sgozzamento, incluso il bambino. Inizialmente le indagini si concentrarono su Azouz Marzouk, considerando la strage come un possibile regolamento di conti tra trafficanti e spacciatori di droga, dato che Marzouk e i suoi fratelli erano coinvolti in attività di spaccio. Ma Marzouk era, al momento della strage, in Tunisia, come confermato da numerose testimonianze. Le indagini si orientarono quindi verso i vicini di casa. Era noto che nutrivano una forte avversione nei confronti di Raffaella Castagna, del marito e persino del bambino, disturbati dal suo pianto e dal vociferare che turbavano le loro vite ordinate e silenziose. Un precedente litigio aveva visto Rosa Bazzi aggredire Raffaella, che aveva poi presentato denuncia nei suoi confronti. Pochi giorni dopo la strage si tenne un'udienza presso il tribunale, durante la quale la coppia, successivamente soprannominata Diabolica, venne arrestata e processata. Basandosi sulle prove raccolte, la coppia fu condannata all'ergastolo.
Tuttavia, ora si mette in discussione la validità di tali prove nel giustificare una pena così severa per Rosa e Olindo. In particolare, viene contestata la testimonianza dell'unico sopravvissuto, Mario Frigerio, che identificò Olindo come suo aggressore. Si suggerisce che anche la prova del DNA di Valeria Cherubini, isolato in una macchia di sangue sull'auto di Olindo, potrebbe non essere stata raccolta seguendo le procedure corrette, rendendola inutilizzabile. Infine, si afferma che le confessioni dei due imputati potrebbero essere state ottenute sotto costrizione da parte dei carabinieri. Nel dibattito processuale sulla richiesta di revisione presentata dalla difesa dei Romano e dal sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser, si discute anche della vicenda di Azuz e delle sue dichiarazioni. Durante i processi di primo e secondo grado, Azuz Marzouk aveva costantemente indicato Rosa e Olindo come colpevoli. Tuttavia, l'avvocato Luca Dauria, che lo rappresenta oggi, sostiene che in quel periodo Marzouk nutriva dei dubbi che allora non ebbe il coraggio di esprimere pienamente. Nel corso degli anni, questi dubbi si sono trasformati in certezze. In altre parole, Marzouk ha radicalmente cambiato la sua opinione, sostenendo che due persone ingenue come Rosa e Olindo non avrebbero mai potuto perpetrare una strage così efferata. Le sue dichiarazioni sulla coppia condannata all'ergastolo e sulle loro presunte confessioni false ed estorte lo hanno portato a essere processato per calunnia dalla Procura di Milano. Nonostante ciò, Marzouk è stato assolto poiché il giudice ha ritenuto che fosse convinto della bontà della tesi della difesa di Bazzi e Romano e li ha accusati di autocalunnia perché, pure a torto, erano personalmente convinti della falsità delle loro confessioni originali. Secondo la procuratrice Giancarla Serafini, che aveva richiesto una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione, Marzouk avrebbe compiuto tutte queste azioni per attirare l'attenzione su di sé e per offrire interviste esclusive in trasmissioni televisive, cercando anche compensi finanziari in cambio. Di recente Azuz Marzouk ha spiegato: «Io supporterò la richiesta di revisione con argomenti sui quali sto lavorando con i miei legali. Non posso rivelare nulla». Si prepara al processo pensando a suo figlio. «Ogni giorno della mia vita penso a Youssef e oggi ho deciso che voglio giustizia per lui e per Raffaella e tutte le vittime della strage». Il suo avvocato, Solange Marchignoli, dice: Azuz è completamente estraneo a quanto accaduto e non ha paura di nulla. A lui interessa la revisione del processo, evitare che in carcere restino due innocenti. Solo così Azuz è convinto che suo figlio possa trovare pace. Infine, è importante ricordare che, in passato, gli inquirenti hanno considerato la possibilità di una connessione con la malavita e una vendetta contro Azuz Marzouk, ma tale ipotesi è stata successivamente scartata. Gli accertamenti condotti hanno escluso che Marzouk avesse conti in sospeso con altre bande criminali. La malavita avrebbe usato ben altri metodi per giungere allo stesso risultato. Nell'udienza di revisione verrà presa in considerazione la testimonianza del suo compagno di cella, Abdi Kais, a cui Azuz avrebbe confidato: «Sono molto preoccupato per mia moglie e mio figlio. Dagli un'occhiata quando esci». Chi temeva? Da chi voleva proteggere i suoi cari? Attualmente sostiene di non possedere nomi di presunti responsabili da rivelare agli investigatori.